PM Antonio Savasta, PM Pubblico Ministero Antonio Savasta, ora non è più PM ma è un ex PM, perché l'ex PM Antonio Savasta, potentissimo magistrato, è stato condannato, duramente condannato. Io la notizia l'ho letta sul Fatto Quotidiano e la notizia ve la metto come divino riassunto di questo libro. Povero, povero Antonio Savasta, povero, che adesso non solo, ovviamente non solo è stato condannato, ma non potrà neanche fare il magistrato, e che si era fatto corrompere. Mazzetti ai diamanti, Mazzetti e diamanti. Pensare che i magistrati sono pagati bene, proprio perché siano al di sopra dei tentativi di corruzione, per questo no, ma ad Antonio Savasta non gli bastava lo stipendio, mi pare che la paga dei magistrati sia a giri, non so, sui 10.000-15.000 euro al mese, mi pare che sia chiaro, 10.000-15.000 euro al mese, quindi uno fa una vita decorosa, no, poi c'è tutto un giro d'affari, capito? C'è tutto un giro d'affari, ma ne hanno parlato anche tutte le televisioni, sono coinvolti anche, c'è anche qualche altro magistrato coinvolto, ma Antonio Savasta è quello che ci ha avuto la pena maggiore, mi pare 10 anni di carcere, adesso ci sarà ricorso, ma non è che cambierà molto. Povero Antonio Savasta, che tristezza. Non solo il carcere, ma la vergogna, la perdita del posto di lavoro, Io non so se Antonio Savasta c'ha una famiglia, non so se ha una moglie e dei figli, non lo so, ma è una vera e propria tragedia. Poi un magistrato in carcere, vedremo se andrà in carcere, io non lo so, perché ci sarà ricorso, intanto è stato condannato a 10 anni di carcere. Ma un magistrato in carcere non fa una bella vita, non fa una bella vita un magistrato in carcere. Ma perché si è lasciato corrompere? Perché gli doveva bastare la sua paga di magistrato, 10.000-15.000 euro al mese, mi pare, era paga buona, non ci si doveva lamentare. È una vera e propria tragedia, cari, una vera e propria tragedia. Ma perché avvengono queste cose? Semplice, tutto è scritto qua, in questa opera storico-mitologica, che vi spiega come è avvenuto il passaggio dal matriarcato al patriarcato. E da che cosa è caratterizzato il patriarcato? È caratterizzato dalla proprietà privata, dall'amore sfrenato per il denaro. Gli antichi romani dicevano pecunia non olet, è tutto spiegato qua, cari amici, è tutto spiegato qua, ok? Ah, povero magistrato ex PM Antonio Savasta, Dio che tragedia, ex PM Antonio Savasta, and the company, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.